Il mio intervento tecnico, perché parliamo di sovvenzioni distrettuali e sovvenzioni globali, è solo un anticipo, perché questo pomeriggio ci rivedremo col sottoscritto con altri amici per parlare in maniera più dettagliata delle sovvenzioni distrettuali, delle procedure e anche di quelle globali. Tra le varie tipologie di sovvenzioni che possono essere richieste, quindi oltre alla raccolta come si spendono i soldi in pratica dalla Rotary Foundation, abbiamo visto stamattina, abbiamo discusso su e ha visto anche delle belle foto in riferimento alle richiesta di sovvenzioni dei grandi disastri, quindi i soldi che sono stati devoluti per il Covid anche in Italia, oppure le sovvenzioni in riferimento alla guerra purtroppo e quindi agli aiuti che sono stati devoluti per le popolazioni ucraine, così anche le sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di progetti per l'eradicazione della polio. E tra i vari tipi di sovvenzioni ci sono appunto quelle distrettuali e quelle globali. Allora, questa è una delle slide che potrebbero essere tra le più importanti inerenti alle sovvenzioni distrettuali. Le rivedremo anche questo pomeriggio. Questa, tra l'altro, è tratta dal termine condizioni dei regolamenti appena uscita, a settembre 2022, cioè neanche un mese. Dice la missione della Fondazione Rotary, mirante a sostenere i rotariani, a promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo, migliorando le condizioni sanitarie, fornendo un'istruzione di qualità, tutelando l'ambiente, alleviando la povertà. Perché ho riproposto questa frase? Attenzione, uno dei primi motivi di bocciatura, ahimè, della richiesta di sovvenzioni distrettuali è quando si effettua una domanda per un progetto che non rientra in queste quattro aree. Quindi, progetti bellissimi, ma se non rientrano in condizioni sanitarie, quindi riferiti alle malattie, alla sanità, istruzione, ambiente, alleviamento della povertà, purtroppo possono essere interessantissimi, ma non sono finanziabili. Ripeto, lo rivedremo questo pomeriggio. Infatti si dice sempre, progetti lodevoli dal punto di vista rotariano potrebbero non essere finanziabili ai fini della sovvenzione distrettuale della Fondazione Rotary. Non dimentichiamoci che la Fondazione Rotary non è esattamente Rotary International, sono due soggetti distinti. Quindi capita molte volte di dire ai club che fanno richieste di sovvenzioni distrettuali, il progetto è bello, ma purtroppo non può essere finanziato perché non rientra in queste, nelle quattro aree indicate. Infatti, questo è un panel che ho fatto anche l'anno scorso, è stato richiesto più volte, è una velocissima, come dire, un flash sulle le aree di intervento per le richieste di sovvenzioni distrettuali a confronto con la richiesta di sovvenzioni globali. Lo vedremo, ripeto, meglio anche questo pomeriggio. Vedrete sulla sinistra le quattro aree, condizioni sanitarie, istruzione, ambiente e povertà. La novità dell'ambiente è proprio per l'anno 2023-2024, perché sino a quest'anno l'ambiente non poteva rientrare nell'ambito dei progetti finanziabili da solo. Vedete invece sulla destra le sovvenzioni globali sono aree, diciamo, più ampie. Ne ha parlato stamattina Giulio. Tra i vari elementi, quindi, quali gli elementi essenziali per poter, da parte di un club, per poter effettuare una richiesta di sovvenzioni distrettuali? Il club deve essere qualificato e questo pomeriggio chi parteciperà al seminario avrà la qualificazione per poter procedere alle richieste. Deve essere coerente nella missione, quindi le quattro aree tematiche, lo ripeteremo spesse volte anche questo pomeriggio, ma proprio per evitare di dover dire di no alle domande. Importantissimo prevedere la partecipazione attiva dei rotariani. Non possiamo prevedere una richiesta di sovvenzione distrettuale, bella magari anche nell'area tematica giusta, dove praticamente il tutto si concretizza nell'acquisto di un qualcosa, punto e basta. Purtroppo non verrebbe approvata, deve obbligatoriamente prevedere l'intervento, una fase di ideazione ma anche di realizzazione di intervento fattivo dei rotariani. No, si dice sempre, noi il Rotary non fa beneficenza, fa attività di service, quindi il denaro serve, ma ci devono essere anche le braccia. Preventiva organizzazione del progetto nelle due fasi, attenzione alla fase di ideazione e di esecuzione del progetto. Sovvenzioni globali. Ovviamente non si può pretendere in 10 minuti di discutere sovvenzioni distrettuali globali. Questo è
come vi ho detto, soltanto un'anticipazione molto, molto generale. Questo pomeriggio ne parleremo con più calma. Queste sono le sette aree di intervento della sovvenzione delle sovvenzioni globali, sette punti che sono, come vedete, quindi superiori a quelle delle attività distrettuali. Non le ripetiamo perché Giulio proprio stamattina ha citato i vari punti, quindi è inutile proseguire in merito. Ecco qua, questa slide, lo stesso, ne riparleremo questo pomeriggio di nuovo. Il punto importante è cosa, quale, io dove focalizzare l'attenzione. Oltre le necessarie allineamento alle sette aree di intervento del progetto di sovvenzione globale, quindi io ho un progetto, verifico in primis se rientra nelle quattro aree delle distrettuali o eventualmente in quelle globali. Secondo punto, budget spesa di spesa minima. Se io devo effettuare un progetto con una cifra di almeno $5,000, posso richiedere una sovvenzione distrettuale. Se voglio chiedere una sovvenzione globale, devo prevedere una spesa di almeno $30,000. Questo non lo richiede, non lo prevede il distretto, ma è il Rotary Internet, la Fondazione Rotary che lo prevede. Altro elemento importantissimo, imprescindibile, deve esistere una partnership internazionale, quindi deve esistere un club distretto, club e o un distretto estero, e dovranno entrambi essere qualificati. La sovvenzione che potrà essere richiedibile dalla Rotary Foundation è pari all'80% dei FOD che potrebbero essere destinati da parte del distretto a quel progetto. Quindi, a differenza di qualche anno fa che c'era una parificazione al 100%, ora da qualche anno è all'80%. Vedremo che i progetti devono avere una sostenibilità, ne discuteremo più in là, e misurabile nel tempo. Relativi ovviamente a vasti progetti a lungo termine, cosa altrettanto importante, la domanda di sovvenzione presentata in qualsiasi momento, anche questa grande differenza rispetto alle distrettuali. Le distrettuali hanno un bando che per quanto riguarda quest'anno è già scaduto e siamo già in fase, diciamo, di assegnazione, quindi il prossimo bando sarà quello che verosimilmente verrà gestito nel periodo di marzo-aprile del 2023. Sovvenzione globale invece, come vedete, può essere presentata in qualsiasi momento, non c'è una scadenza. Importante, può essere richiesta direttamente sul Merotary dai club, anche dai club Rotaract. Quindi un club Rotaract può direttamente, attraverso il panel delle sovvenzioni globali, fare richiesta. Ovviamente anche Rotaract dovrà avere una forma di qualificazione con delle caratteristiche particolari. Ne abbiamo parlato anche in questo caso stamattina, ne ha indicato Giulio. Questo è un esempio di come le sovvenzioni globali sono state divise nell'anno, se non sbaglio, questo riferimento al 2018. Si vedono la divisione praticamente in termini di numero di sovvenzioni globali assegnate. Questo è con piacere, potete vedere la quantità di denari devoluti alle sovvenzioni distrettuali, 31 milioni, le sovvenzioni spostate ai disastri e le sovvenzioni globali, come vedete, 2.066, 130 milioni. Detto ciò, vi ringrazio. Ripeto, non possiamo fermarci solo qua, questo pomeriggio avremo modo di parlare in maniera un pochino più dettagliata. Grazie.